La pace dei santi sia con voi. Il 10 agosto la Chiesa celebra la festa di San Lorenzo, diacono e martire. Fin dai primi secoli del cristianesimo, Lorenzo viene generalmente raffigurato come un giovane diacono, rivestito della dalmatica, con il ricorrente attributo della graticola o, in tempi più recenti, della borsa del tesoro della Chiesa romana, da lui distribuito, secondo i testi agiografici, ai poveri. Gli agiografi sono concordi nel riconoscere in Lorenzo il titolare della necropoli della via Tiburtina a Roma. È certo che Lorenzo è morto per Cristo, probabilmente sotto l'imperatore Valeriano, ma non è così certo il supplizio della graticola, su cui sarebbe stato steso e bruciato. Il suo corpo è sepolto nella cripta della Confessione di San Lorenzo, insieme ai santi Stefano e Giustino. I resti furono rinvenuti nel corso dei restauri operati da Papa Pelagio II. Numerose sono le chiese di Roma a lui dedicate, fra le tante è da annoverarsi quella di San Lorenzo in Palazzo, ovvero l'oratorio privato del Papa nel Patriarchio Lateranense, dove, fra le sacre reliquie custodite, vi era il capo di San Lorenzo. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Lorenzo ed auguri a quanti il 10 agosto festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.